Sono aperte le iscrizioni per il corso che formerà la nuova figura professionale di tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, una figura innovativa verso un settore di grande attualità e chi parteciperà riceverà un attestato IFTS. Allievo che parteciperà a questo corso di formazione riceverà alla fine di tutto il percorso di 800 ore, compreso le stage, un attestato di quarto livello, quindi è una qualifica molto alta. Quindi una qualifica alta dovuta all'alta formazione, unico a livello regionale. Ricordiamo che il corso è totalmente gratuito. L'ente capofila è l'ACAM, Libera Associazione Culturale, Arti e Mestieri, ma l'iniziativa, come ci spiega meglio la Marchegiani, mette insieme una rete di partner pubblici e privati. È un percorso finanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Marche, che sta investendo molto in questo settore della raccolta dei rifiuti e di quello che sono le nuove figure rivolte al sistema del recupero e della riconversione anche del rifiuto. È una figura che può lavorare sia nel pubblico che nel privato. Quindi molto interessante perché sono alla ricerca le aziende in questo settore, come ad esempio abbiamo non a caso una importante azienda come il Cosmari fra i partner, l'Università di Camerino che è il partner scientifico, la CNA, l'associazione di categoria e terremo questo corso a Sarnano, quindi nell'entroterra maceratese, perché è una scuola che si presta, è molto attrezzata proprio per svolgere in aula la parte pratica di quello che sarà questo corso. E allora andiamo a conoscere il ruolo di ogni partner. Grande soddisfazione per il tema. Il tema è centrale, è uno di quei temi sui quali Unicam sta investendo veramente tante tante risorse e forze, perché crediamo fortemente nella salvaguardia dell'ambiente, nel recupero dei rifiuti, nel riciclo dei rifiuti, nel riutilizzo dei materiali una volta utilizzati come materie prime e seconde. E poi c'è grande soddisfazione perché avremo la possibilità di essere in filiera con delle scuole importanti, i nostri partner da tempo, con delle aziende di grande rilievo che operano nel settore dello smaltimento dei rifiuti. È un settore in espansione perché, come vede, anche il programma del governo Draghi prevede una particolare attenzione all'ambiente e le Marche hanno bisogno di impiantistica. Quindi, quando ci è stato proposto dalla LACAM questa partnership, in questo progetto, abbiamo aderito proprio con entusiasmo, proprio perché, a nostro avviso, l'impiantistica nel settore dei rifiuti e quindi la preparazione di tecnici validi è veramente la scommessa del futuro. Beh, siamo in una fase in cui il green è di moda, o sembrerebbe. Noi sosteniamo da sempre la necessità di intervenire sui processi di lavorazione e sullo smaltimento per ridurre l'impatto ambientale. Quindi in questo caso abbiamo accolto favorevolmente la proposta della LACAM di essere partner. Lo facciamo perché noi come associazione vogliamo fornire alle imprese figure professionali in grado di sostenerle nei processi di lavorazione per ridurre l'impatto ambientale verso un'economia verde. Come già anticipato dalla presidente di LACAM, il corso si terrà nella struttura dell'IPSIA Renzo Frau di Sarnano. Siamo assolutamente convinti come scuola di dover dare spazio a questo nuovo aspetto che è quello della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile. Tant'è vero che stiamo cercando proprio all'interno dei nostri stessi profili di trovare nuove strategie per formare figure professionali che sappiano innovare ma con un aspetto, un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale, che del resto è ribadito come concetto fondante a livello europeo e anche a livello nazionale. Quindi l'Ipsia Frau non ha potuto che sposare con grande entusiasmo la possibilità di dare gli spazi a questa formazione, auspicando che anche i nostri studenti che sono ormai usciti e diplomati da questa scuola possano approfittare di questa formazione
per aprirsi un nuovo spazio all'interno del mondo del lavoro, in un aspetto che sicuramente potrà trovare grandi risultati, quello di saper trattare in un certo modo i rifiuti, di dare nuova vita anche a quelli che una volta venivano accantonati come cose superate e passate, è sicuramente quello che ci chiede il nostro pianeta e ci chiede anche il mondo del lavoro oggi. Ricordando che il termine delle iscrizioni è fissato per il 10 aprile, chiudiamo questo speciale con il target di riferimento di questa nuova figura professionale. Buttarsi su una figura nuova sicuramente può dare un'agevolazione maggiore per chi è alla ricerca del lavoro, ma non solo, perché questa tipologia di corso può essere svolto e frequentato da disoccupati in primis, da inoccupati, ossia la persona che non ha mai lavorato, e in più anche dagli occupati, purché fuori dall'orario di lavoro, ovviamente.